Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Stefania. Oggi voglio condividere con tutti voi una nuova ricetta per festeggiare il giorno più romantico dell'anno. Sto parlando del rotolo con cuore morbido senza lievito per intolleranti al lattosio, ma che conquisterà il cuore di tutti. Gli ingredienti per realizzare un rotolo per due persone sono 25 g di farina alle semole d'autore, 2 uova intere medie, 12 g di fecola di patate, 25 g di cacao amaro in polvere, 50 g di zucchero di canna, estratto di vaniglia quanto basta. Il procedimento è semplicissimo. In una ciotola dai bordi alti monto le uova con lo zucchero. Devo ottenere un risultato bello spumoso. Unisco le polveri in una ciotola a parte e le aggiungo pian piano al composto, fino a finirle tutte. Come ultimo ingrediente unisco l'estratto di vaniglia. Per la cottura del rotolo utilizzo la leccarda del forno, rivestita di carta da forno, imbevuta d'acqua e ben strizzata. Verso il mio composto sulla leccarda e lo livello per renderlo più uniforme possibile. In forno, a forno già caldo, per circa 5 minuti a 160 gradi. La cottura varia di forno in forno, quindi ognuno di noi deve regolarsi con il proprio forno. Sforno il mio dolce e lo avvolgo nella sua carta da forno stessa, mentre è ancora caldo, in modo che mantenga la forma. Lo avvolgo ancora in un canovaccio asciutto e lo lascio raffreddare per bene. Una volta ben freddo, lo apro e lo cospargo di crema. Per la ricetta della crema e il suo procedimento, vi lascio il link su nelle schede informative. Aggiungo la salsa al caramello e lo chiudo su se stesso.
Ora sta tutto alla nostra fantasia. Per la decorazione io ho scelto di realizzare 3 ciuffetti con la crema rimasta e poi ho messo dei fuori rossi per creare appunto il contrasto. Ma si può cospargere di zucchero a velo oppure si possono applicare dei cuori di zucchero. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Condividetelo, provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Vi lascio qui accanto i video precedenti e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. A presto! Vi auguro di trascorrere un dolce San Valentino.